è importante per la nostra vita e per la vita di chi amiamo. Il voto di oggi, non a caso, coincide con la giornata mondiale dell'abitazione promossa dalla FAO, e ne sono felice. Nel percorso della mia vita quale docente sono stata a continuo contatto con una popolazione straordinaria, quella dei giovani, che se ben coinvolta, guidata, indirizzata e responsabilizzata, non solo nello studio ma anche nella scoperta del proprio territorio, comprenderà di conseguenza la necessità di tutelarne le tradizioni, la storia, il patrimonio agricolo e la sua identità. Importante aiutare sì dall'età infantile ad inoltrarsi nel regno delle meraviglie. Qual è il regno delle meraviglie? La natura, che sin dalle antiche civiltà ha costituito il ponte tra l'uomo e la vita. La natura è un forziere prezioso. Che ci possiamo trovare in questo forziere? L'azzurro del mare, il verde delle campagne, il calore del sole, energia necessaria a che cosa? Alla vita di tutta la terra. Come ricorda la FAO, fame zero non significa soltanto combattere la fame, ma nutrire nel senso più profondo con una dieta sana e sostenibile per l'ambiente, attenta alla salute dei consumatori e rispettosa della biodiversità. Ringrazio tanto, tanto e poi tanto ancora il dottore Francesco Paragiano. Per aver ospitato nel suo accogliente e funzionale centro IAMUS questo meeting della salute e delle buone prassi alimentari, che prende il nome del libro scritto dal professor Bindi, e quindi una persona, in collaborazione con un'altra persona eccezionale, un caro amico, Vincenzo Caripano. Voglio sottolineare che il dottor Francesco Paragiano riversa una grande attenzione a tutte le tematiche della salute, dell'alimentazione, della buona prassi per una vita migliore, e passo la parola. Grazie Cecilia, ringrazio tutti voi di essere venuti così numerosi ad assistere a questa iniziativa che è nelle corde della farmacia moderna. Cioè, la farmacia moderna è una farmacia che è aperta al territorio e alle esigenze del territorio e vuole essere un centro di salute anche culturale, diffondere informazioni corrette e non essere, quindi andare a enfatizzare le potenzialità di essere apprezzato come operatori sanitari in territorio da parte dei propri dei pazienti. E quindi con questo scopo ho preparato questa sala di riunioni, che è proprio disponibile a qualsiasi cosa che sia orientata al benessere, alle informazioni che portino al benessere, alla cultura sanitaria della popolazione. Quindi sono contento che l'iniziativa è apprezzata sicuramente, soprattutto dall'interesse e dalla qualità del libro e dell'argomento che tratteremo stasera, ma che comunque in generale evidentemente un tipo di architettura come quella che ho pensata è qualcosa che evidentemente mancava, e quindi sono contento e ringrazio ancora chi è potuto intervenire stasera. Allora, chi c'è stasera di personaggio che ci inoltrerà in un mondo meraviglioso da conoscere, però da come si dice, che merita la nostra attenzione? Il professor Mirko Bindi è nato a Firenze, si laurea in medicina a Siena, dove inizia il suo curriculum di medico, visitando e comprendendo i disturbi dei malati. Qui il professore Carlo Stuart gli suggerisce una tesi sul rapporto tra le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e
il cancro e gli ho proposto di assistente. Nel 1980 all'ospedale Santa Maria Scala, sempre a Stina, incomincia la carriera ospedaliera in radiologia e apprende le tecniche operatorie e a non limitare i suoi studi ad un solo settore. Poi, quando ebbe inizio l'assistenza dei malati nel loro domicilio per ridurre la sofferenza in quel terribile tunnel della malattia, appunto è il cancro, venne introdotta la psico-oncologia, cioè lo studio degli aspetti psico-sociali degli infermi. Fu elaborata allora pure il codice etico dell'assistenza a casa e l'ASL di Siena divenne il centro assistenza, il centro importante di tutta la provincia. Il professor però Bindi, con maggior energia, perché ha un'energia straordinaria, solare, si proiettava nel rapporto medico-persona, che doveva essere uno scambio di parole ed emozioni. E quindi voglio ricordarle, professore, il verso del poeta indiano Tagore: mi sono proiettato nell'immensità del conoscere per trovare la nota chiave al flauto del male. Il professor B, quando nella sua continua ed umanitaria opera di medico poteva concedersi un relax, un momento di riposo, di respiro, indovinate cosa faceva? All'orto, per realizzare la medicina a misura della persona, fuori dai rigidi protocolli chemio e o radioterapici. Nel 2013 The China Study rappresenta la rivoluzione scientifica nell'interpretazione della genesi del cancro e la pubblicazione di Campbell, sia nel 2005 negli Stati Uniti sia nel 2011 in Italia, modificò l'approccio del professor Mirko Bindi con tale malattia. E infatti comprese che non sono i geni della predisposizione familiare, ma il cibo, la giusta alimentazione, non solo a prevenire, ma anche a far regredire questa patologia che è il cancro. A questo punto vi passo la parola al professore, che ci farà comprendere meglio quello che è questo enorme patrimonio di conoscenza che ha dentro di sé, e nello stesso tempo dobbiamo ringraziarlo perché è venuto da noi. Sono io che devo ringraziare voi di stare qui ad ascoltarmi. E ringrazio ormai l'amico Vincenzo Califano e il dottor Pallagiano per la sala che ha messo e soprattutto per le persone che sono qui, numerose e di tutte le età. E questo è una cosa veramente emozionante. Ringrazio il mister Corbino che quando gli chiesi se mi mandava uno scritto, lui mi mandò un suo scritto. Centrò in pieno quello che io forse volevo, cioè affrontò il tema di come la società attuale è cambiata. Nel suo scritto, lui dice: quello che mangiamo noi oggi non è più quello del 1945-1950, quando il dottor Keynes, americano, venne insieme alle truppe americane che avevano salvato l'Italia, o almeno liberato l'Italia. A quei tempi la dieta alimentare, la dieta mediterranea era tale che le persone qui in Campania vivevano anni e anni di più degli americani. Lui rimase colpito da questo fatto. Il dottor Case
che poi per altri motivi non era uno stinco di santo, perché falsificò alcuni dati dal pronomo suo, però lui riconobbe subito che i napoletani e tutta la zona di Pioppi, questa zona qua, per cui Giulia stava lì, ci ha passato la sua vecchiaia, molto, anche abbastanza longevo, non proprio longevo, longevo, ma insomma è vissuto molto a lungo. Beh, e lui identificò il fattore alimentazione come fattore per allungare la vita, cosa che in America già negli anni 45-50, che dagli anni 50 aveva avuto un crollo, soprattutto di morti precoci. Questo, e poi ripasso un attimo, questo per farvi capire che il mondo di oggi è cambiato. Pochi giorni fa ero a Firenze insieme ad altri, diciamo, ad altre mosche bianche che la pensano in un modo un po' diverso rispetto a come sta andando la medicina e anche la scienza in generale oggi. E c'era una dottoressa, una nutrizionista, la dottoressa Olivotti Annalisa, che aveva coordinato un corso di aggiornamento per medici, farmacisti, proprio sulla importanza dell'alimentazione e delle nuove scienze, soprattutto l'epigenetica, e dopo questo ne parleremo. Ma lei ha fatto un cenno particolare, ha introdotto indicando il cambiamento della nostra cultura. Lei è, credo sia una ventina d'anni più giovane di me, perché io ormai ho 70 anni, per cui lei ce n'aveva circa una cinquantina. E lei mi dice, però i dati corrispondono. Diceva, quando io 30 anni fa mi occupavo guardavo la popolazione, i miei coetanei, e altro così, il nostro scopo era andare con i ragazzi però ricercare medici e farmacisti per non rimanere incinta. E c'era la ricerca del preservativo, c'era la ricerca della pillola, che doveva essere prescritta più o meno di nascosto dai genitori o altro così, perché se no, oggi no. Questo problema è quasi superato. I ragazzi e le giovani coppie non hanno più il problema di rimanere incinta, è l'opposto. Il problema è l'infertilità. L'infertilità da che cosa dipende? I fattori sono due completamente incatenati. Alimentazione, e dunque cibo sporco da inquinanti. E l'altro, l'inquinamento ambientale, che ha portato quella una grossa marea di sostanze che ora sono chiamati avvelenatori ambientali, interferenti endocrini. Considerate che addirittura, soprattutto i giovani, si trovano in alcune aree del nostro paese ad alto rischio, e nel mio libro c'è anche proprio segnato, anche Salerno c'è anche segnato, faccio riferimento anche a Salerno, perché c'è una mappa. Voi tutti conoscete il Veneto, Padova, la città di Padova, sotto la città di Verona e la città di Vicenza. Prendono tutti l'acqua da bere dal lago di Garda e dalle vegetazioni che lì hanno del sottosuolo. Bene, questa acqua è completamente piena di sostanze tossiche, di cui una in modo particolare sono quelle sostanze che rendono repellente un tessuto all'acqua,
sono o che diminuiscono la fluidità dell'acqua per usi comuni da tutte le parti. Lo si trova nelle pentole antiaderenti, si trova nei cuscini, nei materassi, nelle giacche impermeabilizzanti. È stato studiato questa sostanza che ha un termine abbastanza complesso, ma è a base di fluoro. È stata studiata perché ha anche dei risvolti con le malattie oncologiche. Va bene, non è un problema. Ci sono tante sostanze oncologiche che provocano il tumore, una in più, una in meno. C'è l'istituto francese dello IARC, dell'istituto di ricerca sul cancro, che ne ha classificate non so quante migliaia, una in più, una in meno. Ma questa interferisce proprio sui giovani perché abbatte, cioè riduce del 40% il testosterone maschile. E il testosterone maschile ha un effetto che nell'uomo provoca la diminuzione degli spermatozoi, ma anche nella donna la mancanza del testosterone maschile, introdotto per esempio durante un coito, chiamiamolo così, un atto sessuale, anche mentre prende la donna la pillola, è sempre un'aggiunta di una sostanza che equilibra il livello ormonale degli estrogeni femminili. Al che, mentre negli uomini, nei ragazzi, c'è una perdita della produzione ormonale, e nelle donne c'è una carica ormonale estrogenica non bilanciata, che porta lì veramente ad avere malattie ormonodipendenti. E non c'è soltanto il tumore al seno, ma c'è l'endometriosi, c'è diciamo tutte le disfunzioni da sbilanciamento ormonale. Ecco, questo il brutto della nostra società è che queste cose che sono pubblicate, figuratevi che io nel 2018 ho conosciuto queste cose, a dirla il vero, tramite radio radicale in macchina, ascoltandola, perché riportavano il dibattito parlamentare al Senato o alla Camera sull'inquinamento delle acque nel Veneto. Sentendo questo mi sono informato di questo. Bene, il Veneto è un'area, ma ce ne sono 5 ufficiali, tra cui anche la Toscana, cioè dove ci sono le concerie, e anche qui nel Salerno c'è una zona dove c'è l'acqua inquinata da queste sostanze. Ma qui il problema qual è? E qui ora vi passo subito la parola. Il silenzio di chi dovrebbe mettere in guardia la popolazione. Allora c'è solo un motivo, c'è solo un'azione da fare: ognuno salvi se stesso.